il rapporto 1 a 9, se noi lo trasformiamo in una divisione, dà luogo a 0,11111 periodico, il che mostra l'eterno decimo della massa unitaria. Noi sappiamo che la massa unitaria fu posta unitaria nel lato riferito a un metro come il ciclo della massa unitaria, e quindi essendo il metro posto uguale a ciclo 10, la massa unitaria doveva essere contraddistinta dalla linea data da un decimo del metro, ossia dal decimetro. Di conseguenza, 1 a 9 interno al metro pone la presenza 1 del decimetro messa in relazione ai 9 decimetri dello spostamento. Quando noi realizziamo la divisione e otteniamo 0,1 con il resto 0,1, otteniamo un 9 nel fronte, 3x3, e una dimensione 1 nella linea del flusso. È sempre 10, però abbiamo che questo 10 si è unificato nel flusso 1 grazie all'assunzione 9 nel valore trasversale della sezione 3x3. Ecco, la massa 1 si qualifica unitaria quando si parte dal ciclo 10 e si elimina in sostanza un 9 ponendolo trasversale rispetto alla linea del flusso. Una trasversalità che praticamente non occupi tempo, ma solo spazio, tanto che poi il tempo si eserciti in velocità solo nella velocità 1 a 1, che è quella del flusso. Flusso della massa unitaria, perché è sempre 10, però si è distribuita su un fronte 9 che, riferito al fronte unitario 1x1, è 9 volte quel fronte, tanto che ogni unità del fronte, quando il fronte è 9, ha la velocità 1 a 1, però essendo 9 il fronte, la velocità complessiva è 9 a 1, ma si esprime unitariamente nella velocità unitaria di un metro a secondo. Questo dato dà la massa di un chilogrammo. Porta alla massa di un chilogrammo. Il chilogrammo è stato ottenuto concretamente attraverso un decimetro cubo occupato dall'acqua. L'acqua doveva avere un rapporto interno esso pure uguale a un ciclo 10, perché per poter rappresentare un ciclo 10 in maniera giusta, anche la molecola della sostanza, del composto che noi dovevamo usare, doveva avere lo stesso numero. Ebbene, quando noi consideriamo che nella molecola di acqua il peso atomico è dato da quello dell'idrogeno, che è 1, e da quello dell'ossigeno, che è 16, e teniamo conto che sono 2 gli atomi di idrogeno, vediamo che il peso
atomico della molecola è di 18 unità, le 16 dell'ossigeno e le 2 dei due atomi di idrogeno, ciascuno dei quali pesa 1. Ebbene, il rapporto tra l'ossigeno e l'idrogeno sarebbe 16 a 2, ma il rapporto tra il peso atomico totale 18 alle due unità dell'idrogeno, che sono 2, è un rapporto 18 a 2 che esiste nel 18 più 2 uguale 20, ossia nell'intero spostamento 10 del ciclo 10. E vediamo benissimo che il rapporto tra tutta la quantità del peso atomico, 16 più 2, 18, e solo il 2 dell'idrogeno, che è quello unitario, porta un 18 diviso 2 che è uguale al rapporto 9 a 1, che è proprio quello che esiste tra l'energia e la massa. Quindi l'acqua, con il suo rapporto 9 a 1 riferito ad ogni atomo unitario di idrogeno, è l'elemento giusto per riempirne un decimetro cubo, in modo tale che possa essere rappresentato il rapporto un nono dell'unità della massa grazie al rapporto 9 a 1 interno alla molecola dell'acqua.